Io innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti presenti, con i quali non sono potuti venire, ma veramente tutti, non voglio citare nessuno perché ometterei sicuramente qualcuno, però è importante vedere questa presenza così importante, fatta di associazioni, fatta da attività economiche, fatta da cittadini, fatta da persone volenterose, fatta da investitori, fatta veramente da amministratori locali, veramente fatta dalle persone che vivono nel territorio, le persone che hanno a cuore la propria cittadina, le persone che vogliono sicuramente continuare a far crescere la propria cittadina e far crescere sotto vari aspetti, l'aspetto culturale, artistico, architettonico, di pulizia, di incontro, di convivialità, che è una caratteristica molto molto importante per i borghi, proprio la convivialità, il modo di voler accogliere le persone che arrivano nel borgo in un veramente momento di miglioramento continuo che non può prescindere da una collaborazione attiva fatta di ognuno di noi, fatta di idee, fatta di azioni concrete, fatta di voglia di far crescere la propria cittadina, non solo a parole, non solo con le scritte su Facebook o sui social, ma con dei comportamenti concludenti che sono la partecipazione alle attività, che sono le critiche costruttive che bisogna prendere in considerazione fortemente, fatta di un'azione concreta che mai come oggi ha bisogno di una partecipazione vera, costante, voluta e sentita. Io voglio iniziare questa cerimonia di consegna della bandiera qui al Palazzo Ducale con l'entrata di Casoli, ufficialmente dei borghi più belli d'Italia, e questo è un risultato raggiunto grazie alla lungimiranza del nostro ex sindaco Sergio De Luca. La cui tragica recente scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile e alla cui memoria desideriamo dedicare questa cerimonia. Siamo certi che oggi condividerebbe con tutti noi l'orgoglio di fregiare il comune di Casoli del vessillo dei borghi più belli, e la comunità casolana non può che manifestargli gratitudine e riconoscimento per l'impegno profuso in una visione di miglioramento continuo nei tanti anni in cui si è dedicato con passione e competenza alla gestione della cosa pubblica. È un risultato che aveva sognato e sostenuto, stimolando ciascuno ad attenzionare l'inestimabile patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni custodito da Casoli, nella consapevolezza che la sua valorizzazione e promozione avrebbe avuto riflessi positivi su tutta l'economia del territorio. Grazie Sergio. Certamente quello che di oggi è un importante traguardo, è un risultato storico raggiunto grazie ad un iter avviato formalmente 4 anni fa con delibera del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2017, cui sono seguiti una serie di sopralluoghi per valutare, oltre al patrimonio culturale, artistico e urbanistico, la rispondenza agli standard richiesti. Un iter che ci ha consentito di riflettere sullo status quo e proiettarci sulle future linee di promozione territoriale. E dunque in questi anni, in una visione sistemica orientata in tal senso, sono state realizzate iniziative culturali di spessore, interventi di tutela e cura del patrimonio del territorio e di recupero e valorizzazione del centro storico. E c'è ancora tanto, tanto, tanto da fare, e lo dobbiamo fare sicuramente assieme, con una consapevolezza che la crescita che bisogna portare avanti non può essere appannaggio di un sindaco, di un'amministrazione comunale, di un investitore,
di un'associazione, è una crescita d'insieme fatta di lavoro, di studio, di preparazione, di competenza, ma soprattutto fatta con la passione e l'azione. Io vorrei ricordare alcuni passaggi: il lavoro di recupero della memoria storica relativa alla nascita della Brigata Maiella, venuta proprio a Casoli nel dicembre del 43, che per la sua importanza ha visto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio in questi luoghi in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2018. E qui nel castello, nella stanza Wigram, c'è anche una rappresentazione delle immagini più salienti della presenza del Presidente Mattarella, dell'accoglienza delle scolaresche, un'accoglienza bellissima. Mi ricordo qua tre ragazzi con piccolini che hanno recitato l'articolo 3 della Costituzione, che probabilmente è l'articolo più bello in assoluto che la nostra Costituzione italiana ci ha regalato, e che il Presidente ha accolto veramente con tanta armonia e tanta disponibilità. Poi l'accurato lavoro di ricerca che ho avuto modo di vedere, che ha sottratto all'oblio la testimonianza della presenza dei campi di concentramento presenti nel nostro territorio, fatti storici, null'altro che fatti storici, culminato tra l'altro con la intitolazione della Piazza della Memoria alla presenza dell'ambasciatore sloveno e tanti altri rappresentanti. Come non ricordare il Festival Letterario Aria al Castello, nato e voluto per valorizzare il Palazzo Ducale, all'interno del quale il proprietario, l'onorevole Pasquale Masciantonio, cioè Pascal, agli inizi del secolo scorso ospitava Gabriele D'Annunzio e il Cenacolo Abruzzese, e che nelle 7 edizioni ha ospitato esponenti dell'arte e della cultura anche di fama internazionale: Antonella Di Pietrantonio, il pianista Romanowski, i giornalisti Francesco Merlo, Tiziana Ferrario. E abbiamo la possibilità di vedere qui nella stanza del silenzio una scritta olografa del Fate, quindi la stanza dove dimorava, con la riproduzione del letto, del comodino, dove Gabriele D'Annunzio era ospite del caro Pascal, come gli piaceva chiamarlo al Fate. Altra iniziativa, le case a un euro, che hanno prodotto sicuramente tanta visibilità al nostro borgo. Ancora oggi ci sono persone che chiedono, che si interessano, e c'è stata anche una vendita, proprio una vendita che sarà utilizzata da un imprenditore per valorizzare il centro storico, per creare delle dimore per l'ospitalità di coloro i quali vorranno venire qui a Casoli, ma non solo a Casoli, nel territorio che ci circonda. Il sostegno nella vendita e riqualificazione di Palazzo Ricci, sempre disponibilità da parte nostra nell'incontro, nella condivisione, nelle disponibilità di poter lavorare nel modo migliore possibile, perché vi assicuro che non è facile poter gestire all'interno di un territorio comunale diversi cantieri, una gru di quell'importanza. Io non mi ricordo, c'era qui dentro una gru molto grande, ma non so se era della stessa imponenza. Non è semplice, e io capisco molto bene le difficoltà dei tanti cittadini casolani, oppure di chi viene a vedere il nostro borgo, nel dover percorrere, dover parcheggiare, dover anche portare la spesa a casa o fare quant'altro, che trova delle difficoltà, ma queste difficoltà ovviamente devono essere comprese proprio nell'ottica di un miglioramento e valorizzazione dei nostri territori. La riqualificazione di Palazzo Tirri ad opera della dottoressa Allegrino, che avete avuto modo di vedere marginalmente ovviamente, e che oramai sta diventando un attrattore importante anche delle attività che si svolgono all'interno di Palazzo Tigli, che è proprio l'incontro culturale, artistico, e quest'anno con la novità dei bambini è un incontro ancora più importante, se vogliamo, proprio per far vivere il territorio ed avere consapevolezza di quello che abbiamo intorno a noi, che spesso ce ne dimentichiamo. Ed è proprio in un'ottica
di crescita pubblico-privato che lo sviluppo dei nostri territori può trovare esclusivo giovamento. Bisogna avere la consapevolezza di avere l'obiettivo di essere ognuno parte attiva di una crescita socioculturale per l'intero territorio e poter offrire sempre più servizi in ospitalità, accoglienza. Un modus operandi proiettato alla promozione delle nostre peculiarità e soprattutto avere la capacità di farle conoscere, perché questo è un grande handicap che io me ne assumo tutte le responsabilità in qualità di primo cittadino, proprio non avere la capacità di trasmettere le qualità che noi abbiamo. E su questo che cosa possiamo fare? Possiamo fare delle azioni correttive, dove abbiamo sbagliato dobbiamo migliorare, punto. Questo è il senso, non è che siamo scienziati in ogni dove, in ogni cosa, abbiamo la consapevolezza che ci sono delle carenze e dobbiamo assolutamente migliorare. Non mi voglio dilungare perché altrimenti sarei prolisso, poi ci sono i nostri ospiti che devono fare gli interventi e che io ringrazio puntualmente, come ho fatto già nell'assemblea dei borghi più belli d'Italia, Abruzzo e Molise, il presidente Primi che è stato con noi oggi e che ci ha onorato della sua presenza, e so che non sempre ha la disponibilità del tempo di poter partecipare, il presidente Antonio Di Marco dei borghi più belli di Abruzzo e Molise, che ci ha sostenuto sempre in ogni dove, anche nelle capacità di realizzare questo evento di per sé, ma anche tutti gli altri eventi, il delegato nazionale Giovanni Di Rito, che ha voluto sostenere l'ingresso di Casoli e lo ha fatto con fare concludente, quindi non solo perché è facile voler parlare e dire le cose, ma poi sono i fatti le cose che fondamentalmente contano di più, e il sindaco Giovanni Di Rito, l'amico Giovanni, se mi posso permettere, ha avuto veramente i riguardi per noi di Casoli, anche perché ha anche amicizie casolane da moltissimo tempo. Ed infine il presidente della provincia, che come ricordava l'ex presidente della provincia di Pescara, difficilmente partecipa a questi eventi in particolare, mi permetto presidente, e oggi è qui presente anche perché l'ho quasi minacciato e non poteva fare altrimenti, no, scherzo. E ovviamente ci fa molto piacere avere il presidente della provincia, perché ha dimostrato veramente la sua vicinanza, in questo caso mi posso permettere, anche lui, con i fatti che sono visibili, e questi fatti ci fanno veramente piacere, presidente, perché la tua attenzione al nostro territorio ci ha dimostrato veramente una fiducia per quello che possiamo continuare a fare. Io mi fermerei qui e concludo con questa frase che avevo nell'intervento, ed è dunque l'odierno autorevole certificato del Club dei Borghi più belli d'Italia, di cui siamo finalmente membri a tutti gli effetti, rappresenta il riconoscimento di una tappa dell'impegno incessante portato avanti da questa amministrazione e dalle altre che ci hanno preceduto, che continuerà ad operare per raggiungere benchmark sempre più qualificanti, nella consapevolezza che questo sicuramente è un punto di partenza, perché è sotto gli occhi di tutti che abbiamo bisogno di migliorare in tantissimi posti, e la campana mi dice che mi devo fermare, quindi grazie e passo la parola a fine. Al delegato nazionale, nonché sindaco, ma io brevemente perché Giovanni Di Rito. Allora, ci arriva. No, mi piace quando ti passa così. Buonasera a tutti, io brevemente perché voglio lasciare la parola al nostro presidente nazionale, Fiorello Frini, che ha qualcosa sicuramente di più importante da dirvi. No, io a caso mi sento a casa mia, come giustamente ha detto Massimo, perché ho tante amicizie. Io sono nato a Lama dei Perini, quindi qua vicino, e ho avuto anche un passato professionale a Casoli, perché per ben 21 anni sono stato presidente della commissione invalidi civili, sono un medico,
e quindi mi sento a casa mia. Quando entra un paese nei borghi più belli d'Italia, c'è tutta una preparazione dietro, una valutazione dietro, e questa valutazione è sempre molto molto severa, molto precisa, per cui oggi è un inizio, non deve essere un raggiungimento di un obiettivo, deve essere un inizio e quindi uno stimolo a far sempre meglio, perché ci saranno successivamente ci saranno delle verifiche dove caso di dover rispondere, ma questo lo dirà il Presidente. È chiaro che nel momento in cui io sono tanti anni che faccio politica, sono 15 anni che faccio il sindaco, però vi devo dire una cosa, che una valutazione democratica e un ambiente democratico come quello che sto respirando nell'ambito del direttivo nazionale dei borghi più belli d'Italia non l'ho mai visto, credetemi, non l'ho mai visto, e va dato merito al nostro Presidente di questo, perché effettivamente siamo veramente una cosa bellissima. Ringrazio, approfitto per ringraziare tutti i colleghi sindaci dei borghi più belli d'Italia, di Abruzzo e Molise, che mi hanno dato l'onore di rappresentarvi nell'ambito del consiglio direttivo. È chiaro, e chiudo, che nel momento in cui mi è stato chiesto: Giovanni, che ne pensi di Casoli? Beh, è ovvio, la mia risposta non poteva che essere affermativa. Quindi, ben arrivato a Casoli, buon lavoro, ce n'è tanto da fare, e auguri. Passo la parola al Presidente della Provincia, Mario Pupino. Grazie, grazie Sindaco, grazie Massimo. Io sono qui come Presidente della Provincia e Sindaco di Lanciano. Io e il Sindaco di Rocca San Giovanni siamo due sindaci scadenti, nel senso che stiamo finendo il nostro mandato e quindi non possiamo ripresentarci alle elezioni, ma siamo qui a rispettivi ruoli a rappresentare la provincia e un saluto della città di Lanciano. E questa provincia di Chieti, una provincia straordinaria, bellissima, ricca di storia, e questo penso che sia il primo elemento su cui noi dobbiamo insistere. Questo territorio, e parlo anche di tutta l'Abruzzo, e in particolare ha una ricchezza straordinaria in termini monumentali, in termini urbanistici, in termini di cultura, in termini agroalimentari, che noi non abbiamo saputo raccontare. Non abbiamo saputo raccontare. L'Abruzzo è una regione tra le più importanti per quanto riguarda il secondo conflitto mondiale, quindi se vogliamo parlare della cultura, della storia e del turismo collegato a questo argomento, Casoli è veramente un esempio che ha saputo ricostruire, grazie a Giuseppe Lorenzini, una storia importante di questo luogo, che ha contribuito sicuramente, questo lo dirà il Presidente fra poco, ha contribuito a far entrare questo comune, questa città, nell'ambito dei borghi più belli. La presenza monumentale di spazi estremamente belli, abbiamo visto Palazzo Tilli, Palazzo Ricci, questo castello, e la sensibilità di amministratori che hanno fatto il salto di qualità, permettetemi di dire. E questo lo avverto guardando tutti noi quando ci mettiamo quella fascia, e questa fascia io come medico dico che è una medicina che ci fa passare tutti i problemi, ci nasconde tutte le sofferenze, perché lavoriamo per le nostre città, per i nostri territori, e quindi c'è una generazione di giovani sindaci, non per età ma per elezioni, che ha capito che bisogna lavorare in rete. Io ho apprezzato molto quello che hai detto tu, Massimo. Non possiamo dire Rocca San Giovanni, Lanciano, Fossa Cese, Guardia Grele, Caso. Noi dobbiamo lavorare in rete. Il territorio non ha confini comunali né confini politici o amministrativi. Questo io lo ribadisco sempre nella mia attività di Presidente della Provincia, e questo lo dicevo sempre con Antonio, quando tutte le nostre azioni sono portate
veramente a far crescere questo territorio. Noi abbiamo bisogno di lavorare in questa ottica e penso che oggi questo riconoscimento di questa città, che permettetemi di dire, a cui sono legato perché mio padre è stato allenatore del Casoli tanti anni fa, nel 1970, Forlan, Dell'Orefice, tutta la banda di bravissimi giocatori che hanno sfiorato categorie superiori, quindi mi sento fortemente legato, mi sento fortemente legato a Massimo e a tutta la comunità di Casoli. E è chiaro che oggi siamo qui grazie alla lungimiranza anche di una persona che oggi sarebbe stato qui tra di noi, a cui vogliamo dare un abbraccio, che Sergio, che non c'è, ma c'è ancora, Sergio ci sarà sempre, perché quello che stiamo facendo oggi è merito suo e lo voglio ringraziare. Auguri a Caso e viva Caso. Grazie. E passo la parola al Presidente Antonio. Grazie Sindaco, grazie Casoli, perché oggi ci consentite un momento di racconto del lavoro fatto fin qui e di quello che bisogna fare da qui in poi. Ma io non posso prescindere dal dire come mai Casoli si trova nel club dei borghi più belli d'Italia, come abbiamo detto in tutta questa giornata. E siccome di Sergio si è detto tutto, io vi leggo il messaggio di Sergio che mi mandò quando voleva che io venissi qui a Casoli, proprio per capire se Casoli aveva o no le condizioni per entrare a far parte dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia. E lui diceva esattamente, ero presidente della provincia in quel momento. Chissà, quel periodo era un periodo piuttosto complicato, c'era parecchia neve, era il 16 gennaio 2017, avevamo appena fatto le elezioni provinciali, Mario si ricorderà, per il consiglio provinciale che venne rinnovato nelle province d'Italia, e io gli avevo detto che ero impegnato, non potevo venire qui in quei giorni. E lui mi scrive il 16 di praticamente gennaio e dice, Presidente, come è concordato, il tuo impegno elettorale è terminato. Della serie, sono passati 2 giorni, quindi basta. Per avere una idea della fattibilità e dell'adeguatezza dei requisiti a essere ammessi nei borghi più belli d'Italia, ti invito e chiedo di venire a fare un giro a Casoli, quando vuoi, anche con la tua famiglia, in attesa di una tua certa disponibilità, appena lo riterrai possibile, un buon fine settimana. Sergio De Luca. E gli risposi, ti farò sapere. Lui mi riscrive il 14 settembre, perché io poi non venni, perché non è che a me compete la possibilità di andare in tutti i comuni in cui diciamo si vuole la certificazione e dare le certezze, che sapete, lo sanno i sindaci, le certezze noi non le possiamo dare. Io dovevo soltanto aiutare Casoli a fare le procedure per arrivare al risultato odierno. Mi riscrive il 14 settembre 2017 e dice, gentilissimo Presidente, allora per domani mattina tutto confermato, perché mi aveva chiamato e si era parlato di questo. Per quanto riguarda i sopralluoghi a Casoli, buona giornata. Io scrivo, ciao Sergio, ti faccio sapere pomeriggio, avevo diciamo un problema personale, non potevo venire quel giorno. E lui di nuovo mi scrive, fin tanto che io vengo qui il 12 di novembre 2017. Quando vengo a Casoli, Sergio mi accoglie ovviamente, sembrava un sindaco, lo posso dire, a tutti gli effetti, cioè incarnava perfettamente la figura del sindaco, come accade spesso per chi ha fatto esperienza da tanti anni, e poi mi fece conoscere Massimo, col quale abbiamo iniziato il percorso e le procedure, e con lui andammo a visitare i vari luoghi di Casoli e mi diceva, dimmi che cosa vuoi vedere, e io gli dicevo, guarda, tu mi devi far vedere tutto quello che di Casoli non si sa fuori da Casoli, ma mi interessa quello, perché devo fare una relazione al Presidente Nazionale, gli voglio dare dei documenti inediti, qualcosa che altrove non si sa che c'è a Casoli, perché fare diciamo le cose che già si fanno nei borghi è ovvio. E cominciamo questo percorso per tutta la giornata, fin tanto che arrivammo anche a Palazzo Tilli, e io conosco molto bene Antonello Allegrino, quel giorno lei se lo ricorderà quando abbiamo visitato il suo palazzo, ed è stato un momento bellissimo quello, perché lì siamo entrati nella storia che lei prima ci ha raccontato. Tant'è che il Presidente Mattarella è arrivato dopo, è arrivato il 25 di aprile 2018, e quella esperienza, quella storia, quel racconto mi fece cominciare a capire qualcosa di
diverso rispetto alla semplice visita che avevo fatto. Cioè, di Casoli bisognava raccontare fuori qualcosa di speciale, di unico, che è presente solo a Casoli. Di Casoli non è chiaro ancora a tutti che la Brigata Maiella nasce a Casoli. Molti fanno confusione e la presenza di Mattarella poi ad aprile lo ha sancito in modo chiaro e inequivocabile, perché nasce qui la vicenda della Brigata Maiella. Come la presenza di D'Annunzio, che viene qui in questo palazzo, ma non si sa, non si sapeva, così come lo dovremmo far sapere ancora meglio fuori. E allora lì abbiamo cominciato a inanellare una serie di ragionamenti e anche di atti amministrativi necessari per supportare questo percorso. E qui Massimo, vi racconto un aneddoto, mi incontra nel suo studio, Presidente, e mi dice: allora Presidente, dimmi che devo fare, che delibera devo fare. Io incomincio a parlare su tutto quello che era l'iter, chiaramente complesso. Allora dice: aspetta, fammi prendere un librettino, che comincia a prendere appunti. Con me c'era la dottoressa Petrucci, che è qui con noi, e lo abbiamo visto già subito in difficoltà, perché lui pensava che fosse una cosa, una delibera di consiglio, mandi la richiesta, tu dai l'autorizzazione e si entra nell'associazione. E guarda che non è assolutamente così. Dovete cominciare a fare una procedura, comincia a spiegare, a chiamarsi anche il segretario comunale, che saluto, sì, non c'è, non la vedo, però insomma la saluto, perché disse al segretario comunale: guarda che tu hai un grande compito, che devi cucire la delibera in un certo modo, dovete cominciare a preparare tutto quello che vi chiedo. Insomma, siamo andati in affanno, nel senso che lui è andato, in ansia è andato, letteralmente in ansia, perché disse: ma io non pensavo fosse così complessa la procedura. E da lì inizia questo lungo iter, che come vedete ce n'è passato del tempo fino ad arrivare alla certificazione a cui faceva riferimento Giovanni Di Rito, cioè l'anno scorso, quando il nazionale, il presidente, l'esecutivo nazionale ha approvato l'ingresso di Casoli. Questo lo dico per ricordare Sergio, perché aveva una premura particolare su Casoli, una premura che andava oltre il suo ruolo, che in quel momento non era sindaco ma era un cittadino di Casoli, e ci teneva a far capire all'esterno che Casoli aveva delle occasioni importanti da giocare e doveva mettercela tutta. Ed è vero quello che dici tu, Massimo, nell'intervista che abbiamo fatto ieri mattina, che lui ti dice: guarda che noi dobbiamo entrare a far parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia, che è l'elite dei borghi più belli d'Italia, poi se non ce la facciamo, facciamo altro. Questa è bella, questa considerazione che hai fatto ieri mattina. Sai perché? Perché noi sindaci o ex sindaci o amministratori dei borghi più belli spesso siamo inondati da richieste di invito a aderire ad associazioni diverse dalla nostra, e spesso crediamo che l'adesione ad altre associazioni vada a supportare allo stesso modo il processo di sviluppo turistico a cui abbiamo fatto riferimento per tutta la giornata. Niente di più sbagliato. Sergio aveva chiaro in mente quello che bisognava fare, sapeva esattamente che doveva essere questo il percorso, e solo in alternativa valutare qualcosa di diverso. Quindi credo che questo risultato, che a lui noi vogliamo tributare, è un risultato che ingigantisce parecchio caso, perché vi mette nella condizione di essere evidenti a livello nazionale, di avere relazioni anche internazionali, perché a volte nelle grandi realtà però disseminate nella nostra regione si è portati, diciamo, un po' a ragionare in proprio, a non ragionare in strategica sintonia con gli altri territori. Niente di più sbagliato. C'è l'Antonella Allegrino, che conosco io, che fa una scelta così strategica di venire a Casoli. Quando io gli chiesi: ma come mai sei andato a finire a Casoli? E lei mi spiegò le ragioni. È una cosa di un'importanza estrema, perché oramai anche il tempo nuovo della vita che abbiamo di fronte ha cambiato completamente le nostre coordinate. Non scegliamo più in funzione dei tempi che un tempo avevamo per arrivare in un luogo, perché i mezzi sono cambiati, la comunicazione è completamente diversa. Quindi noi su questo argomento dobbiamo essere molto attenti, perché a Casoli è accaduto un fatto straordinario, che non è possibile, e lo dico, pensare di proporre a qualsiasi comune della regione Abruzzo o della provincia di Chieti, come se fosse un jukebox, metti un gettone e ottieni, diciamo, il risultato. Non è scontato, non è assolutamente scontato. L'attività che da qui inizia, Massimo, è un'attività a cui poi farà riferimento anche il Presidente Primi, che ci mette tutti in condizione di fare comunicazione da oggi in poi per i propri comuni che fanno parte dell'associazione, parlando sempre prioritariamente dell'appartenenza
all'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, perché è un brand che aiuta a promuovere il proprio territorio. Mai dimenticare questo aspetto in tutta quella che sarà l'attività amministrativa volta a far conoscere anche a livello di comunicazione la carta intestata che dovrete cambiare, dove dovete mettere anche il logo dei Borghi più belli d'Italia, al sito e a tutto quello che c'è nella comunicazione, forte e chiaro deve essere l'appartenenza all'Associazione dei Borghi più belli d'Italia. Io su questo insisto più di quanto a volte mi è detto di fare, ma perché spesso noi facciamo l'errore, lo facciamo perché pensiamo che sia scontato, non lo è. Non è che diciamo questo perché siamo contro a quei comuni che non ne fanno parte, ci sono comuni, il Presidente ci potrebbe fare un elenco infinito, così anche Giovanni, che hanno chiesto di entrare a far parte dell'associazione ma non sono stati autorizzati, tra virgolette sono stati bocciati, una ragione c'è. Io ricordo qualche anno fa, quando col Nazionale abbiamo dovuto fare la scelta purtroppo troppo diciamo severa ma necessaria, quando uscì l'allora realtà comunale di Pesco Costanzo, amministrata da un sindaco anche molto attivo, perché non aveva rispettato le regole imposte da ciò che si concorda con l'associazione. Non è che l'associazione te lo impone, l'associazione ti dice guarda che se in quest'area del tuo centro abitato ci deve essere l'isola pedonale, non è che oggi la prevedi, facciamo questa manifestazione questa sera, domani mattina si revoca, perché ti arriva poi il Nazionale in una visita a sorpresa e se quella direttiva non è uguale a quando tu sei entrato nell'associazione, tu esci dall'associazione. Io ho avuto, quando uscì Guardia Grele, dove sta? Di Prinzio, sta dietro una pianta, quando uscì Guardia Grele, se lo ricorderà qualche anno fa, ma uscì, sapete per cosa? Per un'area che non era stata, diciamo, regolamentata come si era stabilito precedentemente. C'era il sindaco Palme che mi chiamava continuamente, diceva ma aiutami, ma io non posso fare, perché non è una competenza mia, chiamai il presidente, chiamai il direttore nazionale, guarda, c'è una certificazione che dice questo. Vedremo più in là se può rientrare Guardia Grele. È passato 5 anni, mi pare, anche più da quel tempo. La stessa cosa a Pesco Costanzo. Pesco Costanzo uscì, mi ricordo, mi chiamarono tutti i parlamentari, mi chiamò Marini, Franco Marini mi chiamò e mi disse Antonio, cosa sta succedendo a Pesco Costanzo? Cioè, per dire, non è sufficiente soltanto il recupero e il restauro di qualità di cui stiamo parlando da sempre, ma questo lo fanno tutti i borghi, più o meno tutti stanno capendo che devono ridare luce alla storia di un tempo e farla diventare un elemento di attrazione turistica. Noi dobbiamo essere dentro un circuito che deve anche formare gli operatori turistici, per esempio. Bisogna far capire che i nostri, diciamo, addetti a chi fa il caffè, a chi fa l'accoglienza nelle strutture ricettive, a chi fa la guida turistica, occorre sapere anche la lingua, non solo quella italiana, anche la lingua inglese, anche altre lingue oramai, perché è lì che ti giochi il futuro turistico del tuo borgo. E quando nelle scuole si fa un discorso anche di indirizzo turistico, noi lì dobbiamo, Presidente Primi, organizzare anche una dialettica nuova con le scuole. Io avevo provato come provincia di Pescara a farlo con alcuni istituti, però ho capito che ci sono dei presidi che quando gli vai a parlare di questi argomenti, diciamo che non sono così appassionati. Poi però paghiamo tutti, perché quando i ragazzi non è che non vogliono studiare, non vogliono imparare quel tipo di lingua, è che non sono condotti in un percorso formativo all'altezza. Perché io li manderei, per esempio, nei borghi, avevo fatto una proposta di mandare a fare tirocinio formativo a questi ragazzi che studiano in alcuni indirizzi scolastici anche le lingue e far fare loro delle esperienze, per esempio nei borghi. Avevo proposto una cosa semplice, perché non fa male, perché dobbiamo tornare anche a far capire cosa significa la connessione tra il cittadino d'Europa di cui tanto parliamo e il cittadino di un borgo, non è altro che la stessa cosa, bisogna soltanto capire come ti cali in quella realtà. Io ci tengo particolarmente a questo ingresso di Casoli. Voi avete fatto un egregio lavoro, io ringrazio tantissimo il Presidente Primi, che non si è fatto emozionare perché è venuto Mattarella a Casoli, non è stata quella, diciamo, la caratteristica che ha consentito poi a Casoli l'ingresso, però è stato anche quello un momento per comprendere che c'è un'attenzione importante su questa realtà. Ma lui si è letto la relazione che conduce, diciamo, a quel tipo di decisione finale. Io quando ho visto un amico che si chiama Pietro Colanzi, che sta qui, adesso non lo vedo, però che ha saputo di queste procedure di ingresso del club, no? Già qualche anno fa,
E dice, vabbè Antonio, ma tu adesso fai velocemente, non era fattibile la procedura veloce. Come ho visto l'assessore Dina Colanzi, che vedo qui di fronte a me, agitatissima giorni fa quando abbiamo cominciato a parlare del programma di questa giornata, perché per me, per noi, per il Presidente, per l'Associazione, è importante far capire che noi facciamo sul serio. Questa giornata non è soltanto la sfilata del tricolore a Casoli, sia ben chiaro, cioè i sindaci, che io ringrazio tantissimo per l'impegno di questo pomeriggio, di questa giornata, è anche a significare che poi le istituzioni che hanno anche il potere di aiutare i borghi, solo così non riusciamo a far capire altrove che è necessario investire nelle realtà minori, perché noi ci siamo e stiamo facendo sul serio, la nostra parte la dobbiamo fare per davvero. Ecco perché non bisogna distrarsi rispetto alla promozione turistica territoriale, su cui oggi abbiamo detto diverse cose importanti. Io ringrazio veramente tanto l'Associazione Nazionale perché ci ha consentito a tutti di fare passi avanti. Casoli ha una vita nuova da oggi, è una nuova vita. Farlo capire anche a quei cittadini più, diciamo, distratti, perché c'è questa distrazione. Io, guarda, sindaco, farei una cosa se fossi in te, io gli manderei proprio una lettera famiglia per famiglia, dove gli darei proprio il logo dei borghi più belli, guarda, mettilo ovunque nella tua casa, sappi che noi apparteniamo a questa famiglia nuova in cui in tanti stiamo lavorando per valorizzare i borghi in cui noi abbiamo scelto di vivere. Io ho un'immagine, concludo, di caso, di una sera siamo stati qua e abbiamo fatto un tour nella parte del centro storico e ci siamo fatti una foto, se vi ricordate, in una gradinata che è tutta illuminata, che anche quella è stata descritta nella relazione per entrare a far parte dell'associazione. E c'era una signora di fronte che vedeva noi quasi festeggianti, no? Perché stavamo tutti quanti divertiti, avevamo appena avuto la notizia dell'ingresso di Casoli, e questa signora si affaccia alla finestra e ti ricordi che disse? Disse, ma posso festeggiare pure io? Perché si sta festeggiando? E noi gli abbiamo detto il motivo, e anche lei è stata contenta. Tra l'altro poi ho saputo che era la moglie di un signore che era stato da me conosciuto nella visita che avevo fatto precedentemente, che non c'era più, giusto? Non sbaglio, e questa è la persona di cui abbiamo parlato. Cioè, per dire, anche il cittadino va aiutato a capire cosa significa questo circuito, perché è un circuito su cui dobbiamo esserci tutti quelli che hanno questo sentimento di promozione, di qualità dei borghi. L'Abruzzo oggi è rappresentato da tutte e quattro le province, da Pietra Camiera, dove c'è il sindaco che viene dal Gran Sasso, fino ad arrivare a Rocca San Giovanni, che sta più al mare, ma insomma c'è stato Città Sant'Angelo, Pesco Costanzo, tanti comuni che sono qui. Casoli oggi rappresenta la capitale d'Abruzzo e Molise dei borghi più belli d'Italia. Voi avete questa caratteristica in questa giornata, vi siete portati a casa un ulteriore risultato. Io ci tengo a sottolineare questo. Buona vita a Casoli, non ci saremo ulteriormente. Giovanni è stato più severo di me dicendo state attenti perché potete anche avere le verifiche, ma stai attento tu a Roma, non farcelo mandare ripetutamente perché tu sei a Roma, fai tu, diciamo, da diga, e sono straconvinto che l'ingresso di Casoli, caro Massimo, aiuterà tutti quanti noi anche a essere ancora più incisivi nell'azione che il Nazionale sta mettendo in piedi per aiutare i borghi a essere ancora più attrattivi. Quindi grazie a te, grazie a te. Grazie Antonio, mi hai fatto fare un tuffo in passato recente, ricordo bene a novembre che ci siamo fatti anche la foto su Santa Reparata, in piazza Santa Reparata, assieme tutti e tre con Sergio. Poi ti ricordo, poi solo, non voglio dilungarmi, però questa cosa la voglio dire. Io poi ho detto a Sergio, chiama Antonio, parla con Antonio, e Sergio mi ha detto, come faceva sempre lui così, Massimo lo devi fare tu, questa è una cosa che devi fare tu e portare avanti tu, ti crei i contatti e li porti avanti. E poi anche nel passaggio della verifica con il vicepresidente Scattolini, mi disse la stessa cosa, vai avanti, fate voi e andate avanti. Questo era un grande insegnamento di energia di Sergio, proprio quello di dire, le cose si fanno così, continua. Presidente, la parola finale a te e di nuovo grazie. Grazie Sindaco, grazie al Presidente della Provincia di Chieti, grazie Antonio Giovanni. Allora, benvenuti nei borghi più belli d'Italia, benvenuti perché il plurale? Perché nei borghi più belli d'Italia non entra l'amministrazione comunale, entra una comunità. Cioè, di questo dovete essere tutti consapevoli,
cioè la comunità di questo borgo che entra a far parte di un'associazione che ha una grandissima responsabilità nazionale, che è quella di rappresentare la bellezza vera dell'Italia nel mondo. Questo ormai è un dato riconosciuto ampiamente a tutti i livelli, per cui ciascuno di voi, a partire dal sindaco, ma fino a qualsiasi cittadino che abita all'interno di questo borgo, si assume personalmente questa responsabilità. Dico questo perché non possiamo sempre dire ma il sindaco, ma il comune deve fare questo, deve fare... Sì, il comune deve fare i suoi doveri, no, di mantenere i servizi e quant'altro, però ci sono i dettagli dove si nasconde, come si dice spesso, il diavolo, cioè sono quei piccoli particolari che ciascun abitante del borgo potrebbe curare nel segno della bellezza, cioè eliminare qualsiasi piccolo, anche piccolo elemento di deturpazione del borgo. Ma io penso anche il ciuffo d'erba per terra davanti casa, no? Perché noi possiamo pensare sempre che passa, no, l'addetto del comune a togliere quel ciuffo d'erba. Io personalmente a casa mia lo faccio, non dico tutti i giorni, ma insomma quando vedo che davanti a casa mia c'è qualcosa o anche un pezzo di carta, che me lo raccolgo. Cioè è questo senso che bisogna infondere in una comunità che si rende conto e acquisisce sempre più il senso di abitare in uno dei borghi più belli d'Italia, e automaticamente, e non è un'esagerazione, in uno dei borghi più belli del mondo. Cioè il livello ormai è questo, cioè l'Italia è riconosciuta nel mondo come il bel paese, nonostante tutti gli sfregi che sono stati compiuti, no, soprattutto dalla seconda guerra mondiale in poi, no, pensate a tutto l'abusivismo edilizio, cioè qualcosina ci sarebbe da dire anche qua su queste colline, insomma lasciamo perdere, ma gli anni 60 e 70 sono state la deturpazione del territorio, no, purtroppo la rapina spesso, però abbiamo talmente tante cose belle ancora che noi abbiamo non solo il diritto di fruirne come depositari, ma abbiamo il dovere di tutelarli, conservarli, migliorarli, per metterli a disposizione di altri che devono venire a soffrire di queste bellezze. Cioè sono qualsiasi piccolo particolare che c'è in questi borghi, è una sorta di patrimonio dell'umanità, anche se non è riconosciuto dall'UNESCO, e noi abbiamo il dovere di tutelarlo e di tramandarlo nel miglior modo possibile, in modo che chiunque viene qui in questo borgo, in qualsiasi altro borgo, ne possa fruire, possa goderne e poi raccontarlo. Ecco il racconto. La questione del racconto del borgo è una cosa fondamentale, perché è mantenere la memoria, recuperare la memoria, come avete fatto qui benissimo, un'operazione straordinaria dal punto di vista filosofico, culturale, storico, politico, perché no? È un'operazione straordinaria, perché io non sapevo di questa storia qua, no? L'ho conosciuta oggi, che qui a caso c'erano tre piccoli campi di concentramento. È una cosa che se fosse dimenticata faremmo un danno straordinario alle future generazioni. Quindi questo conservare la storia nei luoghi, ma non solo qui, dappertutto, io ne potrei raccontare a centinaia, no, di luoghi, di storie, di eventi che hanno fatto poi complessivamente la storia d'Italia, che poi è la storia del mondo, perché non dico che tutto è partito da qui, ma insomma parecchio della storia del mondo è partito dal nostro paese, e noi abbiamo delle radici talmente profonde che possiamo continuare a scavare, a scavare, a scavare all'infinito. Pensate tutta la questione del sud, la Magna Grecia, cioè quanti secoli, millenni di storia ci sono, e che noi abbiamo il dovere di tutelare e di salvaguardare e di evitare che vadano dispersi. Questi sono i borghi più belli d'Italia. Ecco, come diceva giustamente Antonio Di Marco, non è che se un borgo entra dentro l'associazione Borghi più belli d'Italia, dice vabbè, è un'associazione tipo qualsiasi associazione, ci mettiamo dopo gli dà la spilla, no?
facciamo un po' di promozione turistica. Assolutamente no. Cioè, dimenticate questa cosa qua. L'associazione Borghi Più Belli d'Italia, che è nata, ormai sono quasi, siamo invecchiati, sono quasi 20 anni, che è nata all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, io mi pregio di essere uno dei fondatori di questa associazione, tra l'altro è stata la prima assemblea nazionale, è stata fatta nel mio paese, a Castiglione del Lago, nel 2000, quella ufficiale, diciamo, nel marzo 2002. Allora nacque come una sorta di rivalsa nei confronti delle grandi mete turistiche, perché dentro l'ANCI c'era la Consulta Nazionale del Turismo, tra l'altro era guidata da un abruzzese famoso, insomma, penso Antonio Centi, ex sindaco dell'Aquila, insomma, persona straordinaria, che è stato uno degli animatori, no? Grazie a lui che questa associazione si è affermata dentro l'ANCI, e qui la dico grossa, si è anche affrancata dall'ANCI. Cioè, siamo riusciti a non farci coinvolgere nel manuale Cencelli, no? Che prevede sempre, no, che bisogna distribuire le cariche a seconda delle appartenenze politiche. A me mi ha quasi emozionato la cosa che ha detto Di Rito, quando ha detto che è la prima volta che si trova all'interno di un'associazione dove non ci sono differenze. C'è è un clima di grande amicizia, ma soprattutto di grande rispetto, a prescindere dalle appartenenze politiche, perché i sindaci che fanno parte del consiglio direttivo chiaramente hanno appartenenze politiche, ma nessuno sa l'altro chi è. Io non so nemmeno come la pensa politicamente Giovanni Di Rito, anche perché sinceramente non me ne frega assolutamente nulla. A me interessa il contributo che dà dentro al consiglio direttivo nazionale, punto. E così vale per tutti, vale per i rappresentanti che siano coordinatori o presidenti di associazioni regionali. La politica, dal punto di vista dell'appartenenza, non conta, contano le politiche che vogliamo fare insieme, perché questa associazione diventi sempre più forte e sempre più possa rappresentare questo paese, ma essere soprattutto di esempio. Noi dobbiamo essere un esempio per tutti quanti. Quando si entra nei borghi più belli d'Italia, e non è facile, al di là delle cose che hanno detto, le telefonate, eccetera, io ve lo dico chiaro, poi Giovanni mi conosce, anche Antonio, a me può telefonare anche il Presidente della Repubblica, no? Non me ne frega assolutamente nulla. Se ce l'hai le caratteristiche, entri, se non ce l'hai non entri. Non ci sono santi, non ci sono santi in paradiso, raccomandazioni, perché, come dicevo, c'è una responsabilità nazionale. C'è un borgo che fosse ammesso e non avesse le caratteristiche, sarebbe un elemento di detrazione di tutti gli altri 314 che ne fanno parte. Perché, essendo la nostra una catena o una rete, sapete bene che, o una catena o una rete, se uno degli elementi della catena o della rete è debole, si spezza e dopo non funziona più. Quindi ecco perché siamo molto rigorosi, molto rigidi. Quindi se Casoli è entrato dentro i borghi più belli d'Italia è perché ha soddisfatto, non pienamente, quindi ci avete da fare, le prescrizioni vi sono arrivate, ha soddisfatto la maggior parte dei 72 parametri che vengono verificati. E guardate bene che sono studiati in modo da far capire che il turismo è un effetto collaterale, cioè è un risultato finale, non è l'obiettivo principale, perché i parametri sono fatti così. C'è un primo blocco che è chiaramente la bellezza estetica, perché nei borghi più belli devi essere quantomeno esteticamente, devi avere un certo valore, e poi c'è la misurazione della qualità dei servizi di chi abita nel borgo, e poi c'è la misurazione della qualità del territorio, ma non tanto per quello che si vede, perché sappiamo bene che cosa è successo in Italia negli anni 60-70, ma nella volontà di tutela e valorizzazione del territorio. Quindi andiamo a vedere anche il piano regolatore, quanto consumo di suolo prevede, quante aree agricole pregiate ci sono, quanti prodotti tipici ci sono sul territorio, e l'ultima cosa, guarda caso, sono i servizi e le attività per i turisti. Non è a caso che è l'ultimo dei quattro blocchi, perché quella è la parte finale. A noi interessa soprattutto che la comunità che sta dentro i borghi più belli d'Italia, quindi nel borgo, sia una comunità accogliente,
no? Sia una comunità che vive, diciamo, in maniera non dico ottima, perché l'ottimo è sempre difficile da raggiungere, ma dove la qualità della vita è sicuramente di un buon livello, perché una comunità accogliente, una comunità che vive bene, sicuramente è più disponibile ad accettare, a raccontarsi a chi viene nel borgo, che a sua volta poi racconterà di aver trovato una comunità accogliente e disponibile. Cioè c'è una filosofia, dietro i borghi più belli d'Italia c'è una filosofia. A noi interessa questo fondamentalmente, e tutte le azioni che facciamo, e Giovanni lo sa sicuramente, no? Le discussioni che facciamo dentro l'associazione, addirittura abbiamo passato mesi a discutere su, pensate, in associazione lo statuto lo fa una volta e poi non lo fa più, noi è la quarta volta che lo cambiamo, perché lo statuto dell'associazione, di un'associazione, dà il senso del ruolo e della funzione dell'associazione stessa. Noi siamo stati mesi, no? In una commissione composta da 5-6 persone, tutte di livello altissimo, no? Per rivedere, riformare, riformulare questo statuto, per dare una visione da qui ai prossimi forse 7, 8, 10 anni, quando sicuramente ci sarà ancora da cambiare per aggiornare, perché le cose cambiano. Cioè oggi noi siamo al secondo anno di questa pandemia, che non è finita e non finirà nemmeno presto, e credo che chi amministra deve mettere nella propria testa che il mondo non è più quello che c'era prima, è un altro mondo, le cose vanno viste sotto un punto di vista diverso. Allora benissimo questi interventi che vengono fatti di recupero degli immobili, perché si pensa che magari le persone possano venire qua da qualsiasi parte del mondo, stare qui un mese, due mesi, ma lo fanno anche per sfuggire, no? A luoghi dove l'assembramento è continuo. Quindi è un sistema tutto nuovo di vedere le cose, e un'associazione come la nostra ha il dovere di interrogarsi su queste questioni, così come ci stiamo interrogando e stiamo cercando di fare proposte concrete sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi famosi 214 miliardi che devono arrivare, sui quali ancora non è molto chiara la destinazione, e noi su questo ci vogliamo entrare, perché noi abbiamo un ruolo nazionale, cioè non siamo un'associazione qualsiasi, è stato riconosciuto ormai sia da vari ministeri, dall'ENIT, l'importanza di questa associazione, che non è solo riferita al fatto che c'è un presidente che si incavola, quindi fa delle sparate, no? Ma è dovuta al fatto che ci sono 300 sindaci, 300 amministrazioni, 300 comunità, un consiglio direttivo, un comitato scientifico, no? Che ci credono su questo. Io lo dico sempre, chi non ci crede è bene che se ne vada, cioè che non aspetti che lo cacciamo noi, è bene che se ne vada, perché dentro questa associazione o ci si sta con il cuore e con la testa, con tutte e due le cose, altrimenti è bene non starci. Cioè non è che l'associazione ha bisogno di numeri, no? Perché ce l'abbiamo anche troppi. Noi abbiamo avuto fino adesso, da comuni di sotto i 15.000 abitanti, più di 900 domande in questi anni, praticamente quasi tutti. E abbiamo visitati quasi 800, ce ne abbiamo più di 100 in lista d'attesa ancora, abbiamo problemi con i comuni che aspettano da 6, 7, 8, 9 anni, no? Perché abbiamo anche la procedura, non sto magari a raccontarvi quali sono le complessissime calcoli che si fanno per stabilire chi andremo a visitare l'anno successivo. Quindi non è un problema questo. Quindi ecco, o ci si sta, come diceva anche Antonio, con la testa e col cuore, e se no uno è bene che si ritira, perché è inutile che sta dentro a una cosa che sulla quale non crede, ma ci deve credere fortemente, fino a mettere, io mi incavolo sempre quando vedo locandine o manifesti che vengono pubblicati sul nostro gruppo Facebook senza il logo dei Borghi per l'Italia, io chiamo subito il sindaco, io dico io non te lo pubblicherò mai questo locandina di una manifestazione, perché non ci hai messo il logo. Siccome ti devo pubblicare in un gruppo che ha 650.000 amici, se tu non mi ci metti il logo, io non ti pubblico, anche se fai parte dei Borghi più belli d'Italia. Sembra una cosina
di Lana Caprina, ma è una cosa importante, significa che in quel momento quel sindaco non ha pensato, non si è ricordato di far parte dei borghi più belli d'Italia, e questo non lo possiamo accettare. Vabbè, ora la faccio finire, se no la faccio troppo lunga. A questo punto, come ho detto durante l'assemblea, l'associazione dei borghi più belli d'Italia, di Abruzzo e Molise, è una delle più efficienti che ci abbiamo, quindi è sicuramente da esempio, no, per tutte le altre che esistono in tutta Italia, quindi questo va a merito sicuramente di Antonio, che ormai dentro i borghi belli d'Italia c'è stata da quando è piccolo, insomma, anche lui, quindi credo che sia questo un fatto veramente importante. Questa coesione che vedo qui in questa associazione la ritrovo in pochissime altre in Italia, e vedo anche, e questo è importante, la convinzione dell'importanza di far parte di questa associazione. Quindi adesso io consegno al sindaco Massimo l'attestato, che ora vi spiego. Allora, l'attestato, cioè, qui ci sono tre simboli. C'è il simbolo dell'ANCI, perché noi siamo comunque, anche se affrancati dall'ANCI, siamo comunque Associazione Nazionale Comuni Italiani. Poi alla sinistra del nostro logo c'è un simbolino verde, che è il simbolo, che è il logo della Federazione delle Più Beau Village della Terra, ovvero noi 6 anni fa abbiamo creato una federazione mondiale. Insieme all'inizio eravamo Italia, i francesi, c'erano i belgi, c'era il Canada e c'era il Giappone. Attualmente sono entrati la Spagna, il Portogallo, stanno entrando la Cina, la Russia, è entrato il Libano, poveracci, poi ci hanno avuto qualche problema, è entrata la Svizzera, è entrata la Germania, sta entrando la Polonia, quindi sta diventando una federazione veramente a livello planetario. E poi c'è la mia firma e quella del presidente dell'ANCI. Poi devo mettere la spilla. Bandiera. Però il signor farà una cosa adesso. Firmiamo. Maschietti non siamo pratici come voi femminucci, insomma, siamo meno capaci di parla per vedo che abbiamo problemi per stendere il telo. Bene, con questo Casoli è ufficialmente nei borghi più belli d'Italia.
adesso faremo l'alzabandiera, poi la bandiera la riprenderemo e la metteremo in una cornice all'interno del, del comune di Castro. La devi usare la bandiera. Grazie.